E anche l'Unione Sportiva Lecce aderisce alla campagna nazionale noino.org prestandoci due dei suoi elementi più validi. E abbiamo vicino a me, li avete già riconosciuti, ma sarà bello sentire la loro voce. Abbiamo il capitano del Lecce. Lecce Vistoli. Mariano Lecce. Allora ragazzi, comincio da Fabrizio. Fabrizio, questa è una campagna nazionale di difesa delle donne, la prima in cui a parlare sono gli uomini. Quindi gli uomini che creano una comunità virtuale, uomo con uomo, a dire basta alla violenza. Cosa ne pensi? Sì, penso che sia arrivato il momento di dire basta, di finire con queste cose, perché io penso che la donna va amata, va rispettata per quello che è, non va ammazzata o comunque tutte queste cose che succedono contro le donne, penso che è arrivato il momento di dire basta. Servono pene più dure, secondo me, a chi fa queste cose, ed è arrivato il momento veramente di dire veramente basta a questa cosa, perché succedono troppi casi. Tra l'altro tu sei papà di una bellissima bambina. Qual è il consiglio, il primo consiglio che darai al fidanzato di tua figlia? È meglio se non lo dico quello. Però no, io penso che attualmente siamo nelle mani del Signore. Io spero che mia figlia sia fortunata ad incontrare una persona giusta, e glielo auguro da tutto il cuore. Però ripeto, serve educazione, rispetto, è arrivato il momento di scherzarla. Non so se serve anche per portare queste cose nelle scuole, però penso che dobbiamo e possiamo provarle tutte per cercare di cambiare in qualche modo. Mariano, cos'è la donna per te? La donna nel mio caso è fondamentale, è la mamma dei miei tre figli che sta sempre al mio fianco nei momenti brutti, nei momenti belli, è la persona che io amo, forse come ha detto Fabrizio, che si sentono e per fortuna tutti i giorni è una cosa che deve cambiare. La donna per me si è amata come io amo a mia moglie e a mia figlia. E noi vi diamo appuntamento a lunedì 25 alle ore 10 all'Officina Cantello, insieme ai nostri amici e ai nostri testimonial, per aprire e lanciare la campagna nazionale noino.org a gran voce anche dal Salento. Grazie ragazzi. Grazie a voi.